che noi non possiamo permetterci un paese che mette 4 milioni e 100 mila persone in una condizione di povertà assoluta, il che vuol dire che sono persone in difficoltà a garantirsi quei minimi beni di cui c'è bisogno per una vita dignitosa, beni alimentari, beni per il vestiario, beni per il trasporto. La maggior parte, fra l'altro, sono famiglie con bambini a carico. In Toscana il conto ci dice che sono circa 54.000. È una condizione questa della povertà assoluta che la crisi accentua. Noi siamo favorevoli ad un provvedimento non di bonus, non un provvedimento che accontenti qualcuno sì e qualcuno no, ma un provvedimento universalistico per tutti, magari da attuarsi gradualmente nel tempo. La proposta di alleanza contro la povertà che le regioni hanno sposato prevede addirittura 5 anni per arrivare ad un fondo intorno a 6-7 miliardi. Si può fare, lo Stato può trovare questi soldi sia nella lotta all'evasione sia chiedendo qualcosa a chi ha di più, perché ci sono ancora categorie che nella crisi invece non hanno sofferto, e penso che vivremmo tutti se facessimo questo, e noi dobbiamo farlo, in una società più giusta, più equa, dove ci sentiremmo tutti più garantiti, perché adesso lo scivolare in una condizione di povertà non riguarda più soltanto settori marginali. A me capita di trovare persone che avevano un lavoro sicuro, che si sono trovati improvvisamente in mezzo alla strada, imprenditori, lavoratori dipendenti, ma anche professionisti. Quindi la crisi mette a rischio tutti. Avere una sicurezza per tutti credo che sia, anche dal punto di vista del sentimento personale, della sicurezza personale, un fatto assolutamente necessario. Il convegno serve a rilanciare l'obiettivo di questo provvedimento. Si è iniziato a fare qualcosa, è ancora troppo poco, e se non si continua nel modo giusto si rischia di fare tanti provvedimenti, tanti bonus e poi di non avere l'effetto che invece vogliamo avere, cioè quello di mettere in sicurezza dalla povertà tutta la popolazione, tutti i cittadini italiani. Possiamo farlo, vogliamo farlo, e quindi oggi vogliamo tenere acceso questo dibattito e questa prospettiva. Presidente, durante il suo intervento ha parlato anche di Job Act, che va applicato integralmente, sì, da questo punto di vista, ha detto anche il ministro Poletti sarebbe d'accordo. Sì, per applicarlo bisogna fare politiche attive per il lavoro. I grandi paesi hanno apparati importanti di centri per l'impiego che mettono in rapporto i lavoratori in cerca di lavoro, iscritti nelle liste di collocamento, con la domanda, l'offerta di lavoro, anzi, che viene dal mondo del lavoro, dal mondo della produzione, delle imprese. Portavo un esempio che in Germania addirittura 8.000 addetti ad occuparsi di queste cose stanno dislocati presso le aziende. In Italia 8.000 sono tutti quelli che lavorano nei centri per l'impiego. Quindi anche su questo io dico, Job Act, applichiamolo in tutte le sue parti. Per ora in Italia è noto, non si fanno politiche attive per il lavoro. Per farle bisogna che ci siano i finanziamenti, non bastano i finanziamenti europei, bisogna che intervenga anche su questo il governo nazionale.